Vi è mai capitato di chiedere ai vostri amici di giocare a Minecraft, ma proprio in quel giorno sono super impegnati? Beh, a me capita spesso in realtà, perché i miei amici sono tutti quanti degli youtuber, quindi o registrano, o editano, o fanno le miniature. Non c'è mai tempo per giocare, via. Prendiamo un palloncino. Allora, quest'oggi ragazzi risolveremo questo problema, perché mi trovo all'interno di una fabbrica crea amici. Sì, avete capito bene. Quest'oggi cloneremo i nostri amici youtuber. Allora, come vedete posso cambiare il loro aspetto come mi pare e piace, e dopodiché quel macchinario lo creerà. Allora, sto palloncino mi ha stancato. Rompiamolo. E puff. Ok, quindi come vi dicevo, posso creare le sembianze del mio nuovo amico, sperando che sia un amico fidato. Ecco, questo non mi piace proprio per niente. Vorrei creare i miei veri amici di Minecraft. Vediamo se posso fare tipo la skin di Bella Faccia. Oh, posso proprio cambiare tutto? Però Bella Faccia è un pollo. Come cavolo faccio a fare un pollo? Il più vicino secondo me sarà Mark. Cioè Mark si ci può veramente avvicinare, se ci pensate, perché comunque ha una skin piuttosto classica. Che capelli ha Mark? Cioè tipo i capelli marroni, no? Tipo così? Oddio, non mi ricordo. Sono un pessimo amico. Gli occhi glieli facciamo tipo così, lunghi. La pelle direi così. E siete pronti ragazzi? Schiacciamo questo pulsante e creeremo il nostro nuovo amico di Minecraft. Ma come, in mutande? Oh porca miseria, l'ho fatto in mutande, no? Ma gli ho schiaffato, gli ho dato una manata in faccia. Ok, gli ha fatto i capelli, benissimo. E adesso dovrebbe vestirlo. Vediamo, wow, che figata i vestiti. Ed eccolo qua. Questo qua invece sarà il suo chip per renderlo appunto umanoide, perché come vedete al momento è soltanto un manichino. Quindi inserendo questo chip dovrebbe diventare un vero e proprio umano. Eccolo, ciao, tutto bene? Ok, così si siede, perfetto, come un cagnolino praticamente. Mi piace il fatto che il mio migliore amico adesso sia ubbidiente, non come Bella Faccia che gli dico di fare una cosa e non la fa. Sediamoci, dai, sediti là, ci prendiamo un po' un caffè. Allora, che cosa posso fare con te, caro... come lo chiamiamo, ragazzi? Non ho la più pallida idea, aspettate. Allora, qua ci sono i nomi, scegliamo il nome del nostro nuovo amico. Targhetta nome non mi piace. Gigarbov, no, Team. Ma come Team? Wind, Team. Blue, ah, pensavo ci fosse scritto Bluetooth. Chiamiamolo Bluetooth. Aspetta, cambiamo questo e ci mettiamo Bluetooth. Non ho livelli. E allora ti daremo un nome preimpostato. Angelo, Helen, Jess, Carter. Carter, che brutto nome. Benchy, mi piace. Ti chiamerai Benchy d'ora in poi, come la macchina. Ok, tecnicamente qua ci sono le missioni che possiamo fare insieme. Hai voglia di fare missioni? Non mi sembra molto voglioso. E qua invece posso comprare il cuore. Quindi al momento lui è privo di emozioni. Se io gli do questo cuore dovrebbe diventare un pochettino più umano, non un robot, giusto? Quindi inseriamogli il cuore. Oh, mi sta abbracciando, ragazzi! No, vabbè, non ci credo. I miei amici non mi hanno mai abbracciato su Minecraft. Vieni qua, piccoletto. No, no, no. Qua, abbracciami per bene. Oh, sì, e vai! E mi fa anche i complimenti. Mi ha detto che sono spettacolare. Beh, Benchy inizia a starmi molto più simpatico di Bella Faccia. Qua invece che cosa abbiamo? Abbiamo tanti equipaggiamenti da potergli dare. E anche delle spade. Ok, prendiamo tipo due spade di legno. Anzi no, io prendo una spada di pietra. A te va bene la spada di legno? Vediamo se sei un bravo combattente. Ok, gli va bene, ha detto. E adesso ovviamente dobbiamo cercare anche altri equipaggiamenti. Qua che c'è? Oh, perfetto. Questi mi servono. For you. Con questi biglietti del cinema possiamo comprare delle nuove armature. Quindi per il momento a Benchy gli daremo ovviamente un'armatura in pelle, perché non ho molti soldi. Io invece mi prendo quella in maglia. Lo so ragazzi, le metto in maglia, che schifo. Oh, non c'è altra scelta ragazzi, devo utilizzarlo. Guarda, io mi vesto bene e a te ti do... No, questo è meglio Benchy, sì. Questa armatura che ti ho dato è molto... è perfetta. E qua cosa posso comprare? Dei tavolini e dei divani. Nah, anche no. Ok Benchy, è arrivato il momento di andare all'avventura. Vediamo che missioni ci sono. Oh, il cimitero? Voglio andare al cimitero. Ok, mi ha dato una bussola per andarci. Vieni, seguimi. Dobbiamo prendere la macchina. Sarà in grado di guidare lui? Secondo me non ha la patente, quindi guido io, che è meglio. Ok, sali in macchina. Dai, un po' più veloce. Ok, dobbiamo andare al cimitero, a quanto pare. Molto bene. Presumo per combattere contro i fantasmi. I fantasmi del passato. Eccoci qua, siamo arrivati. Parcheggiamo. Benchy, preparati. Ciao. Ok, a quanto pare qua è pieno di mostri. Presumo sotto, nelle cripte. Benchy, sei pronto? Oh mio Dio, è vero. Ci sono i mostri. Ok, mi dovrai aiutare. Non essere come Bella Faccia che non sa tirare una spadata. Per favore, renditi utile. Che c'è qua? Oh, bene, biglietti. Grande, vai, all'attacco. Bravissimo.
Oh, ma sei troppo forte. Qua, un altro biglietto. Dai, ragazzi, grande. E il mio super amicone, Banshee. Qua come ci arrivo? Ok, 4. Vieni, vieni, vieni. L'avventura non è ancora finita. Scendi qua. Banshee, sono qui. Banshee. Oh, cavolo, fai attenzione. Ci sono i Wither Skeletri. Fai attenzione, non ti fare colpire. Oh mio Dio, 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 no, 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 Banshee, fai attenzione, sono troppi. Non sei stato addestrato per tutto questo. Ha detto che ha tanta fame. No, no, non andare contro lo scheletro. Aspetta, 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 ti salvo. No, 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 Banshee, dobbiamo scappare da qua. Mi devi seguire, ok? Ti devi fidare di me, via. Ho bisogno di darti un po' di cibo. Banshee, sali. Ok, prendi questo, anche se è carne marcia. Meglio di niente. Ok, non è proprio super intelligente, non sa neanche come autocurarsi. Però poverino, non è colpa sua, non gli ho dato un chip di intelligenza molto avanzato. Muori? Grande, mi ha dato pure un arco. Allora, intanto mi prendo i biglietti. Potenza 2. È ancora vivo, Banshee? Spero di sì. Prendiamo starco potenza 2. Bam! Alla grande, ragazzi, alla grande. Ok, Banshee, direi che ce la... Ma che fai? Ti siedi? Ma vieni qua. No, 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 aspetta! Scappa! Lascia stare! Seguimi! Che miseria, ragazzi. Banshee! No! Sta morendo, gli devo dare del cibo. Ehi, piccolino. Vieni qua, mangia e scappa. Scappa! Ma che cavolo, è temerario. Ok, è temerario, bisogna dirlo. Ha molto più coraggio di bella faccia, questo è poco ma sicuro. Però adesso dobbiamo andarcene, ok? Seguimi. Ci stai lasciando le penne? Vieni, vieni, vieni. Ok, ti dobbiamo trovare del cibo. Ti dobbiamo assolutamente trovare del cibo. Sali in macchina, muoviti. Ok, direi di ritornare all'interno della fabbrica, che è meglio. Ci sarà del cibo là dentro, no? Una bella sgommata. Ok, vieni. Ok, adesso che ho abbastanza livelli, direi di cambiarti il nome. Quindi, siccome mi sei più simpatico di Bella Faccia, ti chiamerò Bella Faccia 2. Sei adesso il clone di Bella Faccia, anche se non hai le sembianze d'Apollo, ma non importa. Vediamo come se la cava col parkour. Ci sarà una missione di parkour, no? No, ma che figata! C'è il campo da calcio, Bella Faccia! Vieni, giochiamo a calcio. Dai, forza, clone di Bella Faccia. Vediamo se sei più bravo di lui. Guarda, non ci credo. No, ragazzi, questa mappa è perfetta se non avete amici o se sono impegnati. Se volete giocare anche voi a questa mappa, mi raccomando, fatelo. Oh, va che dribbling, va che dribbling. E se arriva alla porta, e gol! Il migliore, il migliore. Contro chi sto giocando? Contro i nani? Bella Faccia, ma non vuoi giocare? Dai, dai, calcio a pallone. Bravo. No, non con la spada, non con la spada. Li ammazzi così, piano. Li hai uccisi. Sempre il solito manesco. Non devi essere così aggressivo con la gente, Bella Faccia. E gol! Sì, vabbè, non sai giocare a calcio. Andiamo a fare il parkour, che è meglio. Oh, cosa vedono i miei occhi? La lava. Molto bene. Vediamo se sei più coraggioso del mio vero migliore amico. Ok, allora, è un semplice parkour, non ti devi preoccupare di nulla. No, non devi andare contro le mucche. Bella Faccia. Ehi, parkour, ho detto. Basta fare 1, 2 e 3. Super facile. No! Ecco, perfetto. Ha preso pure il cervello di Bella Faccia. Ma cosa fai? Entri nella lava, ma sei stupido. Vieni qua, dammi un abbraccio, dai. Così ti passa tutto, ok? Stai meglio? Sì? Siamo migliori amici, sì. Mi fa un po' paura questa cosa, è un po' inquietante. Vieni, adesso fai il giro così. Bravo. Ora così. Super salto. Ok. Lo vedi che alla fine era semplice? Poi così, così e così. E ci prendiamo i biglietti della lotteria. Dai, forza, fallo, salta. Dai, non ci vuole nulla. Vedi? È semplicissimo. Ok, hai volato. Non si usa la creativa. Quante volte te lo devo dire? Dai, sali in macchina. Adesso che abbiamo tutti questi biglietti, possiamo comprare dei nuovi equipaggiamenti, ovviamente. Che cosa ti piacerebbe? Un elmetto in ferro, vero? In questo video mi sento pazzo a parlare con me stesso. Ok, un'altra bella sgommata. Vieni, seguimi. Lo venderete un elmetto in ferro, vero? Ah sì, dai, perché no? Ok, forse prima devo comprare quelli in oro. Così sblocchiamo quello in ferro. Non c'è l'elmetto in ferro? Ah, che schifo. Sapete cosa, ragazzi? Adesso inizio a creare tantissimi. Ma che cavolo. Inizio a creare tantissimi nuovi cloni, tutti quanti diversi tra di loro. Uno. Questo sarà Steph. Bam. No, no, forse Fere, perché ha gli occhi da ragazza. Ok, forse neanche Fere. Vieni, prendi il chip. E uno. Questa sarà Carly. E via. Tum. Bam. Molto bene. Schiaffagli gli occhi. Benissimo. Capelli lunghi. Ok. E vestitino. Bene. Diamogli l'intelligenza e il cuore. Tu sarai la mia ragazza. Ok. Oh, sono pieno d'amici oggi. Questa sarà Fere. Quindi cambiamo i colori. Dobbiamo fare i capelli rosa. Così. Gli occhi così. E via. Bam. Bam. Ok, adesso metteranno i capelli rosa di Fere. Fantastico. Ha la faccia anche arrabbiata, quindi è perfetto. E diamogli il chip di intelligenza. Adesso facciamo Steph. Capelli blu. Steph ha i capelli corti, però blu. Ok, occhi così. E via. Mi fa ridere che sono tutti quanti in mutande all'inizio. Vediamo se somiglierà a Steph. Sì, sì, dai. Un bel po', devo dire.
Ok, abbiamo Steph, Fere, Carly, Bella Faccia, Marci. Facciamo anche Mark? Ok, questo sarà Mark, sì sì sì. Posso cambiare i colori? No. Ma come ce l'hai i capelli, Mark? Tipo marroni, se non sbaglio. Facciamo gli occhi piccoli. Ed ecco anche Mark. Bene, così riesco a stimolare tutti quanti i miei amici youtuber. Eccoci qua. Beh ragazzi, adesso io sono pieno di amici. Mi raccomando, create anche voi dei vostri cloni. L'unico che non gli somiglia per niente è Bella Faccia, ma del resto come fai a fare un pollo con una macchina clona, amici? Dal vostro Kendall è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Venite, sedetevi. Non c'è spazio per gli altri. Ciao!